pubblico. Numero 267, io Marotta Gino, da Cella di Bulgheria, 18 marzo 1954, residente a Cella di Bulgheria, la via ferrovia numero 11, sindaco del comune Cella di Bulgheria, a seguito della consultazione elettorale del 21 marzo 2015, avanti a questo consiglio comunale, quale espressione istituzionale dell'autonomia locale, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Ad uno iniziano ad insediarsi i consigli comunali eletti con il voto del 31 maggio scorso. Quello di Celle di Bulgheria è entrato in carica lunedì sera. C'è stata la convalida dei consiglieri eletti e il giuramento del neosindaco Gino Marotta, che durante il suo intervento ha assicurato il rispetto delle opposizioni. Nella nuova giunta sono entrati i due primi eletti della maggioranza, Agnello Miranda, a cui è andata la carica di vice sindaco e l'assessorato alle politiche sociali, e Italo Caputo, che dovrà occuparsi di urbanistica, agricoltura e foreste. Sul finire della seduta il consigliere di minoranza Orlando Balbi, che solo per 6 voti non è riuscito a salire alla guida della città, ha chiesto al segretario di verificare per ciascun consigliere la eventuale sussistenza di cause per la ineleggibilità o incandidabilità. Il nuovo Consiglio Comunale di San Giovanni a Piro, presieduto da Ferdinando Palazzo, si insedierà mercoledì 10 giugno alle 18. Solo in quella seduta saranno ufficializzati i nomi che andranno a comporre la Giunta. Oltre a Pasquale Sorrentino, a cui andrà la carica di vice sindaco, dovrebbero entrarci Franco Maldonato, Maria Sorrentino e Lucia D'Angelo. Queste ultime due consiglieri non eletti e quindi assessori esterni. Analoga scelta è stata fatta dal neosindaco di Casalvelino Silvia Pisapia. Infatti nell'esecutivo ha fatto entrare una donna che non è stata eletta. Si tratta di Katia Abbagnale. Insieme a lei compongono la nuova giunta Giovanni Cammarota, Angelo Crescenzo e Domenico Giordano, che negli ultimi 10 anni ha guidato il comune. È proprio in rispetto del ruolo che ha ricoperto fino al 31 maggio scorso che Pisapia gli ha affidato la carica di vice sindaco. Il Consiglio Comunale di Casalvelino si insedierà il prossimo 19 giugno, ancora da stabilire la data per il debutto dei civici consessi eletti ad Ispani e Sassano.